Spettacolo davvero suggestivo, è nato nello splendido panorama delle grotte di Castellana, per essere precisi nella Grave, che è la caverna che ha un foro centrale e quindi renderà ancora più suggestivo il tutto. Passion Christ è uno spettacolo che narra la storia degli ultimi giorni della vita di Cristo in un tempo molto futuro, nel 4100 d.C. Questo spettacolo è stato allestito dal gruppo musicale Wanted Chorus, diretto da Vincenzo Schettini, che tra l'altro ha scritto e diretto anche lo spettacolo, ma c'è anche un ospite d'eccezione, un protagonista d'eccezione che sarà la voce narrante di Passion Christ, che è Savino Zaba. Noi di Sclero potevamo mica mancare, no? Qui accanto a me c'è l'ideatore di Passion Christ, il direttore anche di Wanted Chorus, del gruppo che si cimenterà in questo spettacolo, che è Vincenzo Schettini. Buonasera a tutti, buonasera Barbara, sono felice di essere con voi. Io sono felicissima invece di trovarti con gli abiti di scena per questa prova generale, che è appunto poco prima di questa prima di stasera. Tutto pronto? Sì, tutto pronto. Siamo emozionati e contenti di portare in opera questo progetto nuovo, completamente nuovo. I Wanted Chorus esistono da 15 anni, quindi tutta Europa ci ha visti protagonisti con il gospel fondamentalmente, insomma noi siamo partiti da quello. Ma come in un bellissimo libro che ho letto qualche tempo fa, la gente si deve evolvere, l'artista si deve evolvere, deve cambiare vesti, deve cambiare forme. Questo è Passion Christ, è uno dei nuovi progetti del Wanted. E noi oggi ti troviamo nelle vesti di... E voi mi trovate nelle vesti di uno dei protagonisti della storia, perché Passion Christ è un racconto multimediale, un'opera teatrale multimediale, che viene vissuta attraverso la proiezione su roccia e megaschermo, un narratore che è Savino Zaba e un coro che poi si scoprirà essere i personaggi protagonisti di questa passione di Cristo ambientata nel futuro, nel 4100 per l'esattezza. Stazione 3. Cristo cade per la prima volta. Anche video, purché non lo sia materialmente. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze. Si è addossato ai nostri dolori e noi lo giudichiamo castigato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà la salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità
di noi tutti. Ambientata nel futuro, ma siamo in questa splendida grava, che è una caverna delle grotte di Castellana, che è veramente molto suggestivo come location e contribuirà anche a creare atmosfera. L'idea è un po' nata anche a partire dal luogo in cui inscenare lo spettacolo? Allora, lo dico da castellanese, sì. Io sono di Castellana, le mie origini sono di Castellana. Sì, è nata dalla Grave, quindi è nata da questo luogo che per me è affascinante, molto bello, ed è nata anche dal fatto che le grotte di Castellana si stanno mettendo in gioco da un punto di vista di teatro naturale. Lo ribadisco, unico al mondo, perché un teatro come questo non esiste veramente da nessuna parte. Dobbiamo essere orgogliosi di avere un posto così bello in cui poter fare arte. Il pubblico ovviamente sarà dinamico all'interno di questo spettacolo, non sarà un semplice spettatore. Questa è un'altra innovazione, ovviamente anche data sempre dalle necessità che impone il luogo. Sì, è chiaro che è interessantissimo quello che io ho visto anche un anno fa fare dal collega Enrico Romita con Ellen The Cave. Lui è stato un altro dei miei ispiratori, fra l'altro lo stimo e lo saluto tanto. Il fatto di sfruttare un luogo in cui il pubblico non deve subire passivamente la vicenda, ma la vive sulle proprie emozioni, sulla propria pelle, quindi ne viene particolarmente coinvolto. Paure, timori per stasera? No, grande energia. Neanche un po' agitato? Emozionatissimo, è molto emozionato. Sì, agitato direi di no, perché l'agitazione è qualcosa che ti prende quando non sei sicuro di quello che fai. Io sono sicuro di aver proposto qualcosa di originale e di forte, quindi sono emozionato di poter passare tutto questo alle persone a cui ho più rispetto. Sono il mio pubblico, sono il nostro pubblico, quindi voglio che arrivi subito il messaggio a loro. Un grande in bocca al lupo, Vincenzo. Crepi. Io sono davvero felice di avere questo incappucciato accanto a me, che non si vede, ma è Savino Zaba. Potrebbe essere chiunque in realtà, che faccio, mi giro, perché è un po', qua, un po' spettrale devo dire. Un po' inquietante, è vero. Aspetta, vuoi che mi tolga... Magari aspetta, te lo tolgo io, aspetta. Tipo le spose, sai che alle spose si toglie il... Magari ci sono i bambini si spaventano. In questo momento. Allora sì, sono io, eccomi qua, con questo abito bellissimo, devo dire che... sarà, come dire, parte integrante di Passion Christ. Perché sei il narratore. La voce narrante di Passion Christ. Torno a lavorare con il Wanted dopo un po' di anni, perché abbiamo scritto insieme al maestro Schettini tanti anni fa, nel 99, uno spettacolo, Gospel Dream, che mi ricordo debuttò proprio a Bari, al Teatro Team. E con grande piacere ho accolto l'invito a collaborare a questo spettacolo, bello, devo dire. Così particolare. Sì, suggestivo, particolare, perché racconta la passione di Cristo, ma in una chiave assolutamente nuova, proiettata nel futuro, nel 4100, e poi in una cornice meravigliosa come questa. C'è l'umido che ti entra nelle ossa, perché poi quando hai fatto le prove e lo spettacolo devi andare a ricoverarti. Anche perché tu sei praticamente sul punto più alto, penso, e sopra all'apertura della grotta, sì, quindi sì. È proprio sotto l'apertura della grotta. Questa è la grave, la parte centrale della grotta, dove c'è l'unica apertura e l'unico contatto con la terra, con la luce. Io sono nella parte centrale, però comunque è sempre molto umido, siamo a 60-70 metri sottoterra, però insomma, a parte, voglio dire, i sacrifici che si fanno sulla scena, è uno spettacolo che merita di essere, come dire, di andare in scena proprio in un posto bello come questo.
unico al mondo, credo, perché non ce ne sia. L'hanno ripetuto tantissime, noi lo sappiamo, perché tra l'altro non si può vedere ovviamente, però siamo veramente in un luogo che è stupendo, e non oso immaginare come sarà stasera al buio totale, con insomma questa scenografia naturale che magari fatta artificialmente non avrebbe fatto lo stesso effetto. Guarda, ti faccio vedere, avrò questa pila che mi permetterà di non inciampare, che fa parte anch'essa della scenografia, dello spettacolo. E beh, si aspetta il pienone e poi vediamo, insomma, anzi vedete voi, ecco. Incrociamo le dita, in bocca al lupo per tutto, anche perché poi io spero di rivederti e di reincontrarti, certo, per il tuo spettacolo, che si chiama Beato a chi ti piglia, ma io direi Beato a chi ti piglia, sei sempre Beato in giro. Beato a chi ti piglia, sì, ma adesso mi fermerò un po' per un mesetto, perché poi quest'estate riprendiamo Beato a chi ti piglia, e ancora fino a giugno con Uno Mattina, Storie Vere, e per tutta l'estate con Otto Volante su Radio 2, diciamo che è un momento bellissimo che mi godo. E tra l'altro, per colpa tua, mia madre alle 10 si blocca a casa, cioè lei sa, no, c'è Savino. Vabbè, ok. Quindi dammi il suo numero perché la sblocco alle 11, così la sblocchiamo. Grazie, questo mi fa piacere perché il programma va bene, funziona ed è un grande momento anche per Storie Vere, un programma nuovo che mette in video anche due giovani, si può dire giovani conduttori? Giovanissimi. Giovani conduttori, non giovani, non più giovanissimi, ma giovani conduttori sulla rete Ammiraglia, una scommessa vinta, diciamo, sì, anche gli ascolti lo dimostrano. Ed è vero, tantissimi auguri Savino, e te lo meriti tutto, davvero. In bocca al lupo, viva il lupo, grazie e viva Telebari. Sono ancora nelle grotte, sono appena uscita e sono al di fuori in questo paesaggio così bucolico. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Sclero. Contro un mare di triboli e combattendo, disperderli, morire, dormire. Love!